Carico bonus, siamo nel dopogara del playout che l'Anosei vince 2-0. Siete felicissimi, tu in particolar modo, perché la gara l'hai sbloccata con un colpo di testa, il gol dell'ex che ha portato la partita nel binario giusto e poi il raddoppio di Mattia Flores nel finale ha dato l'apoteosi in mezzo a tante paratone di Lagorga. Sì, felicissimi perché è una partita sofferta dove loro ci hanno messo in grossa difficoltà perché è una squadra molto fisica rispetto a noi. Abbiamo preparato la partita giocando più bassi rispetto al solito. Il primo tempo ci hanno messo sotto, siamo stati bravi a sbloccarla subito e da lì poi ci siamo difesi proprio bene così, ma ha fatto delle parate incredibili, parando anche il rigore, quindi proprio un portiere che non merita di stare in Serie D. Ma è lo specchio di tutto il campionato, perché davvero ci meritiamo questa salvezza per il lavoro che abbiamo fatto, i sacrifici, ci siamo allenati davvero più degli altri. Ce lo meritiamo davvero. Deve essere una festa oggi per tutta la società e per tutto il paese. Tanta sofferenza, ma questa è l'ottava partita che vincete in casa nel girone di ritorno. Avete giocato sicuramente meglio in altre gare, però contava a vincere. Esatto, oggi. Sì. Abbiamo fatto dell'Isius un fortino perché il girone di ritorno abbiamo perso solamente col Budoni, tra l'altro episodi arbitrali che proprio hanno favoreggiato la squadra avversaria. Ma davvero qua in questo campo siamo devastanti, i risultati lo dimostrano, davvero sempre punteggi a nostro favore. Cosa è scattato? Nel girone di ritorno 26 punti, sesto posto nella classifica appunto del 2018, avete dimostrato in tante pareti di essere una grande squadra e oggi con un po' di sofferenza però avete coronato diciamo questa cavalcata. Sì, una grande squadra perché questo organico da inizio campionato non si salva e basta, si toglie davvero delle grosse soddisfazioni. Quindi poi davvero col cambio anche del mister c'è stata quella carica in più, poi sono arrivati i giocatori che ci hanno fatto fare la differenza e poi un gruppo davvero incredibile. Qual è la qualità migliore del mister? La qualità migliore del mister è che ti dice proprio tutto quello che pensa e riesce a tirare fuori il meglio di te, perché ci sono stati giocatori che è arrivato il mister, proprio non venivano impiegati, niente. Il mister gli ha sbattuto la verità in faccia, ci sono state delle reazioni devastanti, infatti sono venuti fuori dei giocatori che sono diventati poi fondamentali. Vi hanno disturbato le voci della settimana? No, assolutamente no, perché erano invenzioni. Non invenzioni, ma sono cose che negli spogliatoi succedono, sono dei normali confronti che avvengono tra l'allenatore e giocatore, poi magari dai giornalisti vengono ampliate e tutto il resto, ma siamo stati sempre un gruppo unito dall'inizio alla fine. Chiudiamo con te, dedicati per questo gol e per questa salvezza. L'ho dedicato alla mia ragazza che è scesa in campo. È scesa anche in campo. Sì, ma ce lo meritiamo, dai, ci meritiamo questa salvezza. Grazie Fede, complimenti.